questa è la procedura utilizzata per rimuovere il gesso in seguito a una frattura. La lama ad alta frequenza è stata progettata per eseguire un micromovimento vibratorio e non rotatorio, che possa tagliare il gesso ma non la cura. In questo caso stanno tagliando entrambi i lati e si cerca sempre di non premere eccessivamente per evitare di ferire. Anche se sotto c'è sempre una garza protettiva, premendo molto forte contro la pelle c'è un minimo rischio di tagliarla. Dopo la rimozione si potrà iniziare il percorso riabilitativo che porterà al ripristino della funzionalità dell'arto.